Salve a tutti. Buona giornata. Oggi sono col mio babbo e ci troviamo. Dove ci troviamo? Anzi, spiega tutto te. Dove siamo? Cosa facciamo vedere? Perché sono tornato dal Giappone, come potrete vedere, e quindi siamo nella mia città, Arezzo. Siamo sul tetto della città di Arezzo, una città che ha 3.000 anni di storia, è partita dal mondo etrusco, dal mondo romano, medievale. Come vedete, questa è l'intera città. Quella è la pieve, la chiesa battesimale della città, dove è stato battezzato anche Francesco Petrarca. Poi abbiamo la torre del comune, la cattedrale, poi questi bellissimi tetti della città di Arezzo. Là è Firenze, là è Roma, qua è dove nasce il Tevere e quassù è dove nasce l'Arno. La terra di Arezzo è tra l'Arno e il Tevere. La Fraternita dei Laici è la più antica e autorevole istituzione pubblica della città di Arezzo. Io sono il primo rettore di questa antica istituzione pubblica della città di Arezzo, che ha 759 anni, essendo fondata il 2 aprile del 1263. È un'istituzione che si rivolge verso la città di Arezzo risolvendo problemi sociali e culturali. Come vedete, gli antichi palazzi della Piazza Grande, la piazza più importante della città di Arezzo, hanno gli scudi delle nobili famiglie aretine. Tutto è pronto per il torneo cavalleresco che si chiama Giostra del Saracino, che vedrete tra l'altro in un altro video, perché tanto verremo qui a vederlo sabato sera, sì, quindi prossimamente lo vedrete. Qui abbiamo l'orologio costruito nel 1552 e qua è stata strutturata questa vela da Giorgio Vasari. Lì è la campana delle ore, la campana della mezz'ora e la campana di un quarto d'ora. Come vedete dalla piazza si può vedere il quadrante dell'orologio con le fasi lunari. È un orologio astronomico che parte da qua, guardate, questa è una meridiana, è un'indicazione della luce solare. Alle ore 12 qua la luce deve essere su questo rigo e su questo rigo poi viene programmato l'intero orologio. Qua si accede attraverso le scale costruite da Giorgio Vasari nel 1552. E adesso andiamo a conoscere l'orologio, questa straordinaria macchina del tempo. Oggi, ovviamente, non essendoci Yuri, parla lui e quindi siamo... Allora, qui dentro vedete... comunque c'è anche la luce, è illuminato bene, qui è un pochino meno illuminato. Che cos'è questo qua? Questo è un orologio costruito nel 1552 e il costruttore qui riportato è Felice da Fossato. È un orologio composto sostanzialmente da metallo, come vedete, ma che l'ingegno umano ha creato le condizioni attraverso le quali noi possiamo misurare il tempo. E il tempo è dato dal pendolo. Il pendolo non si ferma mai. È lungo e alto questo pendolo, circa 2 metri, e questo è il suono del tempo. È da secoli che questo orologio batte e l'ingranaggio tutto è basato su questi pesi, che vedete queste corde, in cima a questa corda ci sono dei pesi che vengono attratti dalla forza di gravità. Qui abbiamo 8 metri di vuoto in modo tale che queste corde portino il peso fino giù a 8 metri, il tempo di carica di una giornata. Queste ruote si muovono grazie alla forza di gravità che si trasforma in energia cinetica. Tutto è calcolato da oltre 500 anni che cadenza questo orologio il tempo della città di Arezzo. Qui abbiamo il temperatore, cioè l'uomo che è incaricato di seguire la funzione dell'orologio. Noi nei nostri archivi abbiamo le persone incaricate dal 1602 a oggi di questa funzione, il temperatore. Viene qui tutti i giorni e deve ricaricare l'orologio. Ricaricare l'orologio significa tirare su il peso che dà tutto il movimento all'intero ingranaggio. Ma lo puoi fare questo qua, questa cosa che stai facendo ora? Sì. Non è che gli hai rovinato l'equilibratura di oggi? No. Questo qui è un orologio astronomico, come vedete. Noi abbiamo la Terra al centro, la Luna che ruota intorno alla Terra e il Sole che ruota intorno alla Terra. Questo è un orologio tolemaico perché fu costruito prima di Galileo.
e la luna, come vedete, è molto più grande sia del sole sia della terra, e si descrive le fasi lunari perché nella piazza c'era il mercato agricolo, la campagna portava gli ortaggi e la città veniva nella piazza grande per comprare gli ortaggi della campagna. Quindi le fasi lunari erano importanti nell'agricoltura. Per i numeri del mese lunare sono numeri arabi, mentre i numeri del sole sono numeri romani. Così è da 500 anni. Vai, vai. Questo è il suono argentino. La campana, più è ricca di argento, più il suono ha un prolungato eco. Ancora si sente l'eco. Allora, grazie a mio babbo che ci ha fatto vedere queste cose. Il palazzo è visitabile, ma l'orologio è visitabile? L'orologio è l'attrazione più importante di questo palazzo. Nei piani sottostanti abbiamo opere d'arte straordinarie, Bartolomeo della Gatta, abbiamo opere del 300, del 400, del 500, abbiamo anche un archivio storico contenente libri manoscritti dal 1200 in poi. Comunque tutto quanto racconta la storia di questa istituzione, che è la Fraternita dei Laici, cioè l'unione dei cittadini che si riunivano per aiutarsi a vivere in salute e più a lungo. Grazie mille per questa spiegazione, non ci vediamo al prossimo da Giappone, probabilmente al prossimo dall'Italia. Ciao, arrivederci, vi aspetto ad Arezzo.